Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Dragon's Dogma 2 e in questo video andremo a vedere un'altra missione secondaria. Potrebbe capitare, non so bene in quale momento della storia. Comunque, diciamo che io ho già fatto tutte le missioni principali che trovate sul canale. Quindi, vabbè, adesso magari ve le mostro così facciamo prima. Abbiamo fatto il magistrato in catene, abbiamo fatto il trono rubato, abbiamo fatto il piano di Disa. Queste sono tre missioni che vanno fatte qui, proprio in questo punto a Vervort, che ce le dà il capitano Brandt. Per cui io, dopo aver fatto quelle missioni, però non so se bisogna fare prima le missioni oppure no, qui è tutto abbastanza randomico, per cui insomma prendete un po' con le pinze. Vi potrebbe capitare di passare qui durante la mattina e di venire fermati da questo tizio qui che ci dice che il mendicante è strano, che facendo il mendicante abbia tutti questi soldi. Quindi ci dice: prova a scoprire come fa a fare tutti questi soldoni. Per cui noi dovremmo metterci qui, aspettare circa 10-20 minuti, famo 15-20 minuti, e finisce il suo sproloquio. Dopodiché lo dovremo seguire. Quindi ora vi mostro il video velocizzato di noi che seguiamo il mendicante. Si sposterà in un altro punto. Quando mi fermerò in quel punto, anche lì dovremo aspettare altri 10-15 minuti circa. Il punto in cui si fermerà sarà esattamente questo alla taverna di Walter. Per cui passerà il pomeriggio qui in taverna. Appena arriverà la sera, lui si sposterà a casa. Cercate ovviamente di non farvi vedere e aspettate che lui si muova nuovamente. Una volta che lui si muove, lo seguiremo ancora e lo seguiremo verso casa. Ora, comunque, vi mostro tutto il video velocizzato perché sennò vi fate due palle che non finiscono più e ci ritroviamo direttamente davanti a casa sua quando lui entra dentro casa e noi dobbiamo aspettare un attimo prima che lui esca, altri 10 minuti di attesa, aspettando che lui esca di casa per poi entrare dentro casa. Quindi, una volta che lui esce di casa, entriamo. Ci vorranno circa 5-10 minuti. Prendiamo gli abiti da mercante che sono lì proprio sul letto, letto per modo di dire, ma sono lì sopra. Li prendete, dopodiché andiamo da questa parte. Vi mostro dove si sposta il tizio e finiamo la quest in maniera alternativa, in maniera differente da quello che in realtà ci dice la missione. E ora ve lo mostro. Dove stanno le scale qua? Dopo vi mostro la mappa in grande così non avrete problemi a raggiungere il luogo. Arriviamo qui. E arrivate in questo punto. Ora o lo trovate qui o lo trovate qui davanti, oppure qualora arrivaste un pochino più tardi potete entrare. Mamma mia, regà, ma che è stata qua? Andiamo al piano di sopra, apriamo la porta e lo troviamo qui. Quindi io vi mostro adesso la missione. Questo qui, la ballata del mendicante, e dice: consegna gli abiti da mendicante o a Hilda o a Selina. E ci segna due punti sulla mappa, ma se li consegniamo o a una o all'altra, in un caso muore sia lui sia la moglie, nell'altro caso ci vengono date 3.000 monete e credo un altro drop, non mi ricordo bene quale. Se noi invece continuiamo a seguire lui e li diamo a lui, avremo secondo me il finale migliore di questa quest perché ci parliamo. What do you want?
Ciccio, anche meno sei molto calmo. Abbiamo i tuoi vestiti da mendicante, Ciccio. Gli diamo la Come ti consegna, dove li hai permetti? No, presi? Non Emma, basta. importa, ti prego, non farne parola con nessuno. E prenderemo 5.000 monete, quindi non è assolutamente male. Piuttosto che le 3.000, io direi che 5.000 bombe ci fanno molto, molto, molto comodo, perché qui i soldi servono tanto. Quindi, giovani, mantenere innato. Non voglio finire di uomo te meno. Vabbè, quindi, giovani, per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.